cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951. E delle cose che dico, io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno a tutti. Vi dico la verità, io pensavo che avremmo avuto delle possibilità di ragionare sul futuro, su quello che dovremo fare quando questo incubo sarà finito. Invece c'è l'attualità che prime e ci sono argomenti che non possiamo non trattare quotidianamente, quindi anche in questo appuntamento. Questa settimana è successa una cosa di una gravità assoluta. Io l'ho detto, fosse capitato mentre ero sindaco io, sarebbero arrivati i paracadutisti, la marina militare, carabinieri a cavallo. Qualche minuto fa leggevi, il prefetto raccomanda di stare a casa. E il prefetto Grassi perché non raccomanda al suo collega Postiglione di prendere dei provvedimenti? Quello che è successo in questa settimana, in questa città, è qualcosa di assurdo. Un ufficio comunale che, seguendo le indicazioni di questi tre scappati di casa, convoca 100 persone per la distribuzione dei buoni alla stessa ora, nello stesso posto, ottenendo ovviamente l'effetto calca, l'effetto assembramento. Fra l'altro, convocano 100 persone e non prevedono un servizio di ordine pubblico, di vigilanza, di controllo, nemmeno il coordinamento. Qualche scodinzolante divisa che va sempre nei tempi belli accompagnava Postiglione, accompagnava la Sabato, ma sono scomparsi davanti al comune. Abbiamo bisogno, per evitare gli assembramenti, di cui sono responsabili non le persone, i poveretti che sono stati chiamati e vanno là e sono disperati e vanno là, ma sono responsabili quelli che hanno organizzato questa cosa in questa maniera, quando invece i buoni andavano consegnati a casa, non c'era bisogno nemmeno di fare le domande, perché vi posso garantire che in comune una persona di normalissima intelligenza e diligenza ha un quadro già precostituito di tutte le necessità e bisogni. Certo, a quelli si aggiungono i bisogni che nascono nella esigenza del coronavirus, però noi avremmo in una notte di lavoro avuto l'elenco e in una giornata avremmo distribuito. Ci sono tante associazioni volontarie, ci sono tanti organismi, non sono i cittadini che devono venire al comune, è il comune che deve andare dai cittadini, nemmeno questo, capite? È una disperazione, non è nemmeno polemica, è disperazione, cioè fanno proprio pena. Il prefetto, state a casa, Postiglione, venite al comune, 100 persone, la mattina e 100 persone il pomeriggio, ma voi capite la gravità, fate conto. Adesso abbiamo imparato tutti, siamo diventati tutti dottori, medici. Abbiamo stabilito, lo dicono tutti, che ci sono i positivi asintomatici, cioè quelli che non lo sanno di essere positivi perché non hanno sintomi, però sono infettivi.
Allora, se uno di questi convocati su 100, c'è una probabilità che ci sia qualcuno, beh, voi me lo chiamate al comune, lo mettete in mezzo ad altri 100, ad altre 100 persone e create contagio. E se non si verifica il contagio, non è perché voi siete bravi, ma perché la Madonna di Ripalta che ci mette una mano. A San Marco in Lamis, successo l'ira di Dio, indagine, procura, prefettura, mi relazione, più o meno erano tante le persone e non stavano nemmeno così vicine come stavano vicine quelle al comune di Cerignola. E continuando così, che coerenza, ma che affidamento potete dare alle persone? State a casa, 100 telefonate, oggi alle 5 presentati e tutti si presentano alla stessa ora. È incredibile, e registriamo queste cose, purtroppo vi devo confidare, con un sentimento di impotenza. E voglio, io parlo con Rino Pezzano, parlo con Anna Maria Minini, parlo quotidianamente e troviamo mille soluzioni, però restano soluzioni tra di noi perché non abbiamo il potere di imporle. E in comune ci stanno questi tre signori che appena arrivano a Cerignola non hanno molto da fare, vi dico la verità. La prima cosa che fanno, hanno dei, come dire, degli ascoltatori privilegiati, vanno dalla Tizia, dal Caio, dal Sembronio a sentire quello che abbiamo detto noi, per fare l'esatto contrario. Perché questa è la loro intelligenza. Facciamo il contrario di quello che dice Metta. Poi si trovano, e sono fortunati, si trovano 100 persone davanti al comune, sono fortunati, perché il prefetto ha nominato a Postiglione, che fa? Mette sotto indagine Postiglione. Il procuratore della Repubblica, arrestiamo a Metta, poi che fa? Mette sotto indagine Postiglione. Ma quella si chiama epidemia colposa. Quello è un reato. Sono andati i carabinieri da un povero parroco che stava dicendo la messa a 12 persone, 13 persone, che secondo me ha sbagliato. Però è intervenuta l'autorità a interrompere addirittura una santa messa. E nessuno, la dottoressa Colasuono, dove stava? Quando 100 persone al mattino, 100 il pomeriggio, 150, 200, si accalcavano davanti al comune. Avanti. I carabinieri dove stavano? Non si fa niente. Poi, come stanno distribuendo questi buoni? Una pazzia. Non hanno ancora consegnato i buoni, cioè è una cosa assurda. C'è una persona che ha fame, che deve mangiare, tu che gli dici? Fammi la domanda, presenta la domanda, tieni la PEC, non posso mangiare, tengo la PEC. Poi noi la esaminiamo, te li diamo, ma non te li diamo tutti insieme, te li diamo a poco la volta. Non siete buoni di distribuire il primo turno, fate i secondi turni. Persone che mi hanno scritto dicendo che hanno presentato la domanda un mese fa e non hanno avuto nessuna risposta. Persone, famiglie, padre, madre, 5 figli, che hanno avuto 50 euro di buono spesa. Con questa intesa, poi dopo ci sarà il secondo turno, a parte che prevedere il secondo turno è una cosa da minchioni. Bisogna essere proprio cretini. Se c'è la possibilità di dare un buono da 150, datelo tutti insieme. Ma che gli dai 50 euro alla volta? A parte che finiscono, ma 50 euro alla volta. Poi ho visto l'elenco, no? L'elenco dei negozi dove andare a spendere. Meno male che la gente va ai supermercati, ma ci sono negozi di lusso dove andare a spendere il buono alimentare. Per comprare il prosciutto a 50 euro a letto. Assurdità.
E non possono parlare quelli che stanno dentro al comune a fare questo lavoro. Non possono parlare perché nel loro spirito di sacrificio obbediscono. Hanno fatto una delibera assurda, controllate questo, controllate quest'altro. Ieri poi sentivo che chi prende il pacco dalla Caritas, magari da un'associazione, non può avere il buono alimentare. Che biglietto paga che vendono tutto, che prendono due pacchi diventa impossibile. Non c'è un coordinamento, un'autorità. Guardate, non voglio essere arrogante o presuntuoso, ma secondo voi io dal comune, alzando 10 volte il telefono, non avevo 10 tir di generi alimentari dagli imprenditori di Cerignola sulla telefonata del sindaco? Mi devi fare questa donazione, mi devi fare questo rifornimento. Io ve l'ho detto dall'inizio, stanno sbagliando tutto e i fatti si sono dimostrati tali. Hanno sballato tutto, tutto di tutto. Potranno riprendersi? Non lo so, signori, non lo so. Io veramente mi mortifico. La gente scrive, dice, sindaco, prendi tu che cosa? Che devo fare io? Più che parlare, dare consigli con questi che poi sono assurdi, perché ormai sono entrati in una spirale. Io, guardate, ho questa condanna, entro sotto la pelle delle persone. Non c'è da fare niente. E non pensate che uno, perché è uno scemo giornalista o giornalaio, sia diverso da uno che fa il prefetto. Gli sono entrato nella pelle a Postignone. Se io dico buongiorno, Postignone dice buonasera. Se io dico fate, Postignone dice non fate. Adesso, possibile, uno che ha un'esperienza amministrativa, ha avuto incarichi importanti in città, grandi, importanti, problematiche, non è cazzo di sedersi dietro a una scrivania e organizzare la distribuzione dei buoni. Non è capace di stare spezzato di gambe a un tavolo e lasciano i ragazzi a lavorare con delle disposizioni folli, assurde, perché? Perché Postiglione non tiene il coraggio di dire alla Sabato che tu sei una burocrate e che le cose che pretendi sono assurde. La gente protesta, si lamenta, mi dice sindaco, fai tu, che faccio io? Che faccio io? Che faccio io? Questo mi mortifica, perché purtroppo non possiamo fare nulla se non dare dei consigli, sapendo a priori che faranno il contrario. Perché? Perché se no ne viene meno il prestigio del dottor Postiglione. È sbagliato questa distribuzione di buoni, a parte che avrei dato i soldi alla gente, la legge non lo prevede, io davo i soldi, la legge non prevede nemmeno che io non posso uscire di casa. Che significa? La legge non prevede che cosa? Io davo i soldi alle persone. E i generi alimentari li avrei procurati non un giorno, perché quello valete voi, un giorno, per un mese, per 2 mesi. E nessun imprenditore avrebbe detto di no al sindaco di Cerignola, che alzava il cazzo del telefono e diceva mi serve adesso, mi devi dare una mano adesso. Un camion di frutta, un camion di carne, un camion di pasta, un camion di pomodori. Voi credete che io non avrei fatto 10 telefonate e non tenevo il soccorso per tutti? E poi avremmo visto le altre cose, che pure sono importanti. Perché vedete, sembra che noi siamo quattro fessi, e invece se me la confrontate, prendete le registrazioni vecchie, andate a vedere adesso che dicono. Bisogna aprire i cantieri, l'ha detto quello, lo scienziato che sta facendo il ponte a Genova in 10 mesi, in un anno, sta lavorando col virus. Manager internazionale, che dice? Qual è la tua ricetta? Aprite i cantieri. Che avevamo detto noi?
mesi fa. Gli aiuti agli artigiani, ai commercianti, ai ristoratori, ai piccoli imprenditori. Noi 2 mesi fa abbiamo detto a fondo perduto. Adesso fior di economisti dicono questi soldi non servono a niente se voi li prestate, li dovete dare a fondo perduto. Dice che noi che mi fessi, però mi sa che l'abbiamo azzeccata prima di loro. Tema della burocrazia, la burocrazia. Guardate, io ero sindaco da poco e devo dire, il mio maestro in questa materia è stato Clorindo Izzillo, dirigente dei lavori pubblici, il quale mi portava il decreto degli appalti e me lo leggevamo insieme e mi spiegava tutte le cazzate che stavano scritte. Sindaco, sta scritto questo. No, lo guardavamo. E non si rendevano conto, più lo modificavano, più lo peggioravano. E allora noi, senza perderci d'animo, siamo stati capaci di fare 80 gare in 4 anni, siamo stati capaci di gestire 100 milioni di euro fra finanziamenti ottenuti, finanziamenti aggiudicati, eccetera, perché abbiamo sempre tentato di aggirare la burocrazia, che è il tumore di questa nazione. La burocrazia, il modulo. Adesso apri la televisione, qualunque esperto senti, che ti dice? La burocrazia. Che ti dico? Salvini che dice? E Mattarella dice, bisogna sospendere il codice degli appalti. Salvini, però, il codice degli appalti l'ha modificato il tuo governo. E questa è la situazione. Qua non si tratta di essere di destra, di sinistra, di sopra, di sotto, di portiere, di attaccante. Si tratta che quando state all'opposizione, vedete le cose e le dite, sono pure giuste. Quando state al governo, non lo fate. Non lo fate perché non contate un cazzo, questa è la verità. Perché fate i ministri con la scorta, le autorità, in realtà non comandate niente, perché me lo dice un fesso che ha fatto il sindaco e comandava, perché il primo nemico dell'autorità politica che va a gestire un ministero o una regione o un comune, sapete chi è? Il funzionario, il burocrate. Allora c'è chi riesce, come a me è riuscito, a creare sintonia con i dirigenti. Anche perché con me è difficile non avere sintonia. Ti prendi le tue responsabilità se non sei in sintonia con il sindaco. Per superare, aggirare, svicolare, non con irregolarità. L'ha detto il dottor Salerno, quello che sta facendo il ponte a Genova. Ha detto noi stiamo in regola con tutto, solo che abbiamo abolito 3/4 della burocrazia. Ma voi vi rendete conto, dal momento in cui arrivano i soldi, al momento in cui io potevo aprire un cantiere, oh Gesù mio, e il genio civile, e la sovrintendenza, e ci volevano centinaia di autorizzazioni. Adesso che dicono? Nel momento dell'emergenza aboliamo la burocrazia. La dovete abolire, o cogliete questa occasione, oppure questo paese non rinasce, sia chiaro, non rinasce, perché quando il comune di Gerignola avrà 1.000 euro da spendere, se prima di spenderlo deve avere 350 autorizzazioni, non lo spende più, e lo spende per cose sbagliate. Ultima cosa, poi domani parliamo di salute e parliamo di sanità, che anche qua i dolori sono assai. Un'ultima cosa, c'è una decisione del governo per cui non si vota in primavera, d'altra parte, come si dovrebbe votare? Non possiamo uscire di casa, figuriamoci votare. Ed è stabilito che
sono rinviate le elezioni sia regionali che comunali. Voi sapete che le comunali teoricamente dovevano riguardare Cerignola, poi adesso c'è la commissione e quindi sulla carta non riguardano più Cerignola. Le elezioni si dovrebbero svolgere fra il 15 settembre e il 15 di novembre, probabilmente si svolgeranno a metà ottobre, virus permettendo, senza andare troppo in là con la data, perché non sappiamo che succede mo che torna l'inverno. Si sono ribellati tutti i governatori uscenti, e come vi dicevo prima, di destra, di sinistra, portieri, attaccanti, centro attaccanti, tutti quanti quelli in carica si sono lamentati. Perché, indovinate quanti sono scienziati, vogliono votare a luglio, verso il 20 luglio, la gente va a votare, già va a votare il 50% degli aventi diritto, poi mandateli a votare il 20 luglio col coronavirus che è appena finito, speriamo che a quella data sarà finito, quanta gente va a votare? Dice, perché sono quattro fessi, Emiliano, Toti, Zaia, tutti quelli uscenti? No, non sono fessi, sono dritti. Perché gli uscenti vogliono votare senza campagna elettorale, il più presto possibile, poca gente a votare, vengono rieletti e si fanno note cingane. Perché i democratici sono così. Quando arriva al voto i democratici, Ivan la Pekingan. Si vota tra il 15 di settembre e il 15 di novembre. Noi abbiamo, come sapete, il ricorso il 20 di luglio. C'è tutto il tempo perché il 20 luglio si faccia la causa, perché esca la sentenza del TAR dopo 15-20 giorni, un mese al massimo, e potrebbe essere che se noi vinciamo il ricorso, scusate, ho detto noi, se io vengo il ricorso, perché il ricorso l'ha fatto Francesco Metta, non l'ha fatto né Casarella e nemmeno quell'altro sgarro o bonito, l'ha fatto Metta. Se Metta vince il ricorso, il 15 di ottobre si potrebbe andare a votare e potrebbe tornare la normalità in questo paese. È possibile? Sì, sulla carta è possibile. Si tratta di vincere e si tratta di prepararsi al ritorno alla normalità. Spero che l'abbiate capito tutti. Qua non ci rialziamo se non abbiamo una guida intelligente, illuminata, che non debba fare troppe cose, ma debba creare le condizioni perché questa città si rialzi. Se ci continuiamo a tenere Postiglione, Sabato e Albertini, andrà avanti come sta andando avanti adesso. E vi dico un'ultima cosa, è insopportabile, lo dico chiaro, in modo che resti, come si dice, a verbale, è insopportabile che chi ha la responsabilità politica e amministrativa, cioè i tre commissari, e chi ha la responsabilità dirigenziale, cioè i dirigenti dei vari settori, è intollerabile che facciano festa da venerdì a lunedì. È intollerabile. Mi sono informato, ci sono dirigenti di settori chiave di questa amministrazione che nel periodo di emergenza per coronavirus non si sono presentati una volta il sabato, una volta la domenica, a lavorare, a garantire il servizio. Chi ha fatto questo ha fatto un torto a Cerignola, e io i torti a me li posso pure dimenticare, ma chi fa torto alla mia città me lo leggo al dito. O che vebbro state per buco. Ma il cielo è sempre